Nella quarta domenica del tempo ordinario abbiamo celebrato la festa della presentazione al Tempio di Gesù e non abbiamo letto la pagina secondo Matteo che presentava l'inizio della predicazione del Signore, la luce che ha illuminato la gente della Galilea, le beatitudini. Si inizia cioè a leggere il grande discorso della montagna. E in questa quinta domenica del tempo ordinario, il brano secondo Matteo è l'immediata continuazione del brano delle beatitudini. Voi siete il sale della terra, dice Gesù ai suoi discepoli, voi siete la luce del mondo. Le beatitudini sono i complimenti che il Signore rivolge ai Suoi, non perché fanno qualche cosa, ma perché accolgono ciò che Dio fa per loro. Siete fortunati, beati voi, perché il Signore Onnipotente, creatore del cielo e della terra, è dalla vostra parte, vi consola, vi tratta da amici. Vi usa misericordia, vi lascia in eredità la terra, si fa vedere a voi, vi chiama suoi figli. Siete fortunati, potete affrontare tutte le difficoltà, potete essere poveri, potete riconoscere la vostra povertà e la vostra debolezza. Voi siete il sale della terra. Il sale nell'antichità serviva per conservare gli alimenti. Noi oggi abbiamo diversi modi per conservare il cibo. Nell'antichità quasi solo il sale serviva per tenere i cibi che non andassero in putrefazione. Commentando questa pagina, San Giovanni Crisostomo, grande predicatore cristiano del IV secolo, dice se la carne è già marcita, il sale non le fa niente. Però se è sana, il sale la conserva. Allora il Cristo salva l'umanità. I discepoli di Cristo, che sono la Chiesa, hanno il compito di conservare la salvezza. È il Cristo che salva. Voi siete la luce intesa come la lampada, ma l'illuminatore è il Signore. Voi brillate di luce riflessa. Il discepolo del Signore è stato acceso da lui. È una lampada che fa luce a quelli che sono nella casa perché il Signore lo ha illuminato. Ancora i padri della Chiesa insistevano a questo proposito sulla Chiesa con il simbolo della luna. La Chiesa è luce come la luna, è luce riflessa. Noi sappiamo che la luna è un pietrone, non fa luce, ma riflette la luce del sole. Di notte, quando il sole è dalla parte opposta, la luce sua si specchia sulla luna e la luna è una splendida immagine luminosa, riflette la luce del sole, così la Chiesa non ha luce propria, ma riflette la luce che è Cristo. La prima lettura, in questa domenica, ci propone il tema della persona giusta che è luce per gli altri. Tratta dal libro del profeta Isaia al capitolo 58, appartiene a quella terza parte del grande rotolo di Isaia, che i moderni chiamano il terzo Isaia. Non deve essere un profeta vero e proprio, è piuttosto una terza edizione, una antologia di brani profetici raccolti durante il post-esilio. E questa pagina contiene una catechesi sul digiuno, spiegando che il digiuno che piace al Signore. Non è non mangiare, ma piuttosto dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa quelli che non hanno tetto, vestire chi è nudo, senza trascurare i propri parenti. Questo è il digiuno che vuole il Signore, non la penitenza in sé, come atteggiamento talvolta di orgoglio dell'uomo che è capace di fare dei grandi sacrifici. Il Signore chiede un sacrificio che faccia bene agli altri, che aumenti la carità. Allora, dice il profeta, se tu dividerai il pane con l'affamato e introdurrai in casa i senza tetto, Vestirai chi è nudo, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, allora la tua ferita si rimarginerà presto. Due immagini. La ferita ha bisogno di tempo e di cura per rimarginarsi. Se tu sei generoso nella carità, la tua ferita, il tuo peccato viene curato e la tua notte diventa luce, la tua luce sorge come l'aurora, la tua persona diventa luminosa, sei uno che fa luce nel mondo. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, eccomi, togli di mezzo a te l'oppressione, Togli il puntare il dito, il parlare empio, apri il cuore all'affamato, sazia l'afflitto di cuore. Se farai questo, la tua luce brillerà fra le tenebre, la tua tenebra sarà come il meriggio. Il profeta invita a essere persone luminose, luminose con la carità, con la generosità persone che permettono di vedere anche nel buio. E il Salmo Responsoriale completa questa immagine. Ripeteremo, il giusto risplende come luce. Sorge nelle tenebre luce per gli uomini retti. È il Messia, è il figlio dell'uomo misericordioso, pietoso e giusto. È lui il modello. È lui la luce che ha illuminato la Galilea. E i discepoli, illuminati da lui come la luna, diventano luce del mondo. E lo stesso vale per noi. Sul nostro volto si riflette la luce di Cristo. Ma lo si vede nelle opere della carità. thank you